The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. Una buona giornata anche di Giorgio, però lo mettiamo qua con il nostro BGTV, Bergamo TV, eccolo qua, con hashtag BGTV, però potete trovare anche i contenuti via novelli sul canale di Che Classe TV, vi lo ricordo sempre, di YouTube, e oggi abbiamo i ragazzi, le ragazze anche, del Mairone da Ponte, grazie mille. Com'è Fede? Basta. Mi prometto lui che fischia. Facciamo ancora fischio? Va bene, abbiamo provato un po' di... Oggi i meme sono ancora in coppia, li vediamo. Chi li ha preparati oggi i meme? I ragazzi. Ah, i ragazzi. Silvia? No, giusto, Silvia, perché poi mi dimentico. No, Silvia. E? Solo tu? Anche Nicolò. Chi è Nicolò? E Nicolò, è inutile che fai quella faccia lì. Io li ho molto apprezzati negli scorsi giorni, perciò sono sicuro che faremo bella figura anche oggi. Faremo bella figura. Ma Giorgio, eri come Nicolò, Nicolò tu da piccolo? Nicolò mi dice vai tranquillo. Me lo dice con lo sguardo. Quando eri giovane eri come Nicolò, lo vedo... Era? Guarda io? No, avevo però il gel, mettevo il gel. Vabbè, ma Nicolò non sarà certo come me. Quando sei a casa da solo e la tenda si muove! Andiamo al secondo. Quando, mi fa già ridere anche senza leggere, quando sono 11 stagioni che ti fanno andare in giro in bicicletta, ecco qui. Dobbiamo dirlo a Martina Fidanza che è arrivata, quella, è bellissima la ragazza, mica avrà le gambe così, però. No. La nostra ospite. Più grosse erano. Io Marco mi ha fatto, Gianmarco mi ha fatto così, dietro la telecamera non così. No, ma già... Però i Van Gotti, questi qua, per me sono un po' così. Sono un po', la faccia invece è la mia. Grazie mille dunque ai ragazzi, in particolare a Nicolò e a Silvia che hanno preparato questi meme. Tra poco torneremo ancora insieme a loro e agli amici del Marrone da Ponti della Terza C per Via Novelli Social Club. Vai! Via Novelli Social Club, tra poco l'ospite. Prima però, visto che è piaciuta la puntata di lunedì quando parlavamo di voi, con grande imbarazzo anche dei genitori, mi raccomando, mi spiace, però vabbè. Chi è uscito fuori casa, che è stato cacciato via dai genitori? Nessuno? Tranquilli. Allora parliamo con i ragazzi del Marrone da Ponte, grazie mille. Ma questa puntata, lunedì e la prossima, sono presenti anche le ragazze del Romero, che ringrazio particolarmente. Ragazze del Romero, facciamo un applauso di benvenuto. Ammiro sempre la Valseriana, ricordo anche in particolare lei, è un po' buia Roberto ma riesce a riprendere proprio lei nell'angolo. Lei, ve lo devo raccontare, faceva questo nell'incursione a scuola, arrivava un professore che ha detto un bel professore, un po' come Francesco ma professore però, e quando vedeva lei faceva quella che, la svenevole, ti hanno preso in giro per quella faccia, io pure nessuno ti ha detto niente. No, vabbè, abbastanza. E il professore ti ha detto qualcosa? No. Ah, niente. Non è mio profe, quindi. Ah, non è tuo profe. Però lo vedi, però fai finta di niente. Esatto. Gli hai un po' del lungo, lo guardi un po' così. Grazie mille ancora, grazie per essere venuta con noi. Mairone da Ponte, invece, l'abbiamo conosciuto un po' l'altra volta, tutto il lato sinistro. Facciamo adesso il lato alla mia destra. Abbiamo sempre il nostro Vava, al secolo, come ti chiami, nome e cognome? Andrea Vavassori. Andrea Vavassori, grazie mille Andrea Vavassori. Grande Vava. La cavia, è stata dura, sì. Mannaggia. Paolo, però è bravo da Andrea, è bravo a scuola. A scuola, sì. Si è prestato anche un po' al gioco. No, non molto. No, invece sì, perché lui è serio, Cosa vuoi fare sì. Da grande? Sono incerto ancora, tipo, non lo so. Io il medico ti farei fare. O medicina. Perché tu non lo hai, io mi fiderei di lui.
O ingegneria. Ingegneria, però fai, se puoi, se riesci, perché adesso è difficile, c'è il test d'ingresso molto difficile, medicina, lo sai. Sì. Ma se, per me è una persona indicata a fare il medico. Per fare il medico? Sì. Non in pronto soccorso. No, proprio medico di base. No, per me è ricercatore. Ospedale. Ricercatore. No, ma che ricerca? No. Come dai del ricercatore? No. Quindi che... Hai già un'indicazione? No. No. Per me il medico però chirurgo. Chirurgo? Così poi ti vengono sotto le mani, tipo la tua compagna che si è rotto un dito gli spezza anche l'altro, ad esempio. Pediatra? No, pediatra un po'. Ma. Di più di chirurgo. Chirurgo, più chirurgo. Il chirurgo deve avere un po' una vena di follia, un po' come il portiere. Il chirurgo mette le mani nelle persone, è un po' una vena di follia, ho detto, non deve essere folle. Sentiamo i tuoi compagni qua, velocemente. Abbiamo, chi ha il microfono? Come ti chiami tu? Io. Sundus. Ha un significato, Sundus? Sì. Oh, dimmi qual è il significato. Vuol dire seta. Seta, Sundus, che bello, un nome, eh? Ti è piaciuto questa cosa che abbiamo scoperto? Il nome? Sundus. Sundus. Sembra un po' bergamasco, però. Sundus. Sundus. Dove siamo? Sul bus, no. Anva Sundus. Sundus. Di, che nome, che origine ha questo nome? Marocco. Marocco. I tuoi sono del Marocco? Sì. E qual è la materia tua preferita? Biologia. A biologia, caspita, tu cosa vuoi fare? Fai la terza adesso, hai già qualcosa? Sai come il nostro Andrea che dice medico, ingegneria, però non sono ancora sicuro, tu hai già qualcosa che ti piacerebbe fare? Sì, medico. Ah, il medico? Il chirurgo. Anche di Sundus mi fiderei io, perché sì, non tutti mi fido, ad esempio, no, ma loro non so se mi fiderei, tu è più da, come si può dire... Non so, regista televisiva, una cosa del genere, una cosa più creativa. Ma il medico non mi dispiacerebbe. E fai qualche sport? Sì. Che sport fai? Faccio karate. Non mi fido più. Fare l'ortopedico. Se non ti metto a posto le ginocchia te le spezza definitivamente. Cos'è? Questo è un buon modo. Ah, caspita. E beh, che cintura sei? Marrone. Avanti, marrone. Avanti, marrone. Dopo c'è solo la nera, vero? Sì. Sopra la marrone c'è solo la nera. C'è solo la nera. Nera, nera di primo, secondo, terzo, si va avanti, però è il passo prima della nera. Come mai hai fatto karate? Mi piaceva lo sport. Ah, ti piaceva lo sport, non per difendere i tuoi compagni. Antipatici. Voleva picchiare chi gli fa le domande. Voleva picchiare qualcuno dei tuoi compagni. Voleva picchiare chi fa domande scomode. Allora, esatto. Allora, visto velocemente i tuoi compagni, allora, alla tua destra chi abbiamo? Daniele. Daniele, che tipo è Daniele? Sundus. Studioso. A studioso, si vede agli occhiali così un po' da studioso, intellettuale e... Nei rapporti umani così è uno taciturno, è uno brillante, uno timido, che tipo è? Non è molto timido. Non è molto timido? Mi sembrava timido, mi sembrava. Si vede. Si vede, non dice, però... E basta, sentiamolo. Ognuno gli tocca il suo. Diamo il microfono a Daniele. Daniele, invece il tuo compagno qui, che adesso guarda, non so dove guardava, no, guardava fuori, dove è andato? Chi abbiamo alla tua destra? Nicolò, che tipo è Nicolò, Daniele? Ci sarebbe molto da dire su Nicolò. Vabbè, abbiamo tempo, tranquilli, anche sono venuti alla Valseriana per sentire, hanno tempo. No, ti spezzo le gambe, cos'è che ti ha detto? Dice delle cose, è una minaccia, è una, come si chiama, uno stalker. Ti spiezzo le gambe. Oh, si spacco le gambe. Compromettente contro di lui. Dirlo. Non puoi, chi ha il coraggio di qualcosa su Nicolò? Nessuno? Non dirlo. No, io no. Nicolò, parlami di te allora, visto che sei l'unico. Descriviti. Che tipo sei? Boh, non lo so. Non ci hai mai pensato? No. E tu mi descrivi invece chi abbiamo lì, il tuo amico lì, quello che abbiamo... Io, allora, lui, come si chiama lui? Luis. Come si chiama le... Luis? Luis, come si chiama lui? Luis. Ma l'hai fatta apposta? L'hai fatta apposta? No. facciamo Luis all'inizio della settimana. Adesso siamo già passati un po' di me, però faccio Luis all'inizio della settimana. Questo è lui. Cosa avrà Luis? Avrà il mal di pancia, avrà le coliche. Che tipo è Luis? È simpatico? Sì, dai. È matto? Sì, abbastanza. Abbastanza. Si fa i cavoli suoi? Dipende dalle volte. Mena? Dipende dalle volte. Dipende dalle volte pure questo. E vai d'accordo con Luis? Sì, sì. Chi è il tuo miglior amico invece di questa classe? Scegli uno che devo andare in gita insieme? Luis. Luis, lui. Van d'accordo, Luis?
Luis e lui, vanno d'accordo, ok? Luis, fammi sentire la tua voce. Ciao, mi chiamo Luis. Ma che bella voce che ha, ciao, mi chiamo ciao. Luis. Anch'io. Ciao, Giorgio. No, io Giorgio. Luis, parlami di una delle tue ragazze, di tipo lei. Di una delle tue ragazze. Le tue ragazze. Non volevo dire ragazze, ho fatto una gaffa, ho fatto una gaffa. No, un po'. A me piace quando alzare il sopracciglio. Non parla, mi alzo un sopracciglio, io non riesco, però. Parlami di una tua compagna, volevo dire. Lei. Camilla. Camilla. Che tipo è Camilla? Camilla è la mia compagna di banco. Ah, la tua compagna di banco? Ti passa i compiti oppure sei tu che gli passi i compiti? No, non sono io che gli passo. Lei non è vero. Non studia tanto. Studia tanto? No, non studia non tanto. Studia tanto, studia tanto. Luis, che tipo? Luis si è liberato. Ah, che è tipo simpatico, è simpatico. A volte non parla. Cioè, se sta lì per conti suo, quindi... anche io, ma come mai non parla? Cosa pensa Luis? Tu glielo chiedi, ma che cavolo hai da non parlare? O è lunatico? È lunatico, sì. È un po' è lui, non essere lunatico. È un po' lunatico, è pesante stare un po' insieme. Vuoi chiedere al professore di spostarti di banco? No, dai. No, dai, lui sta andata bene, vedi? Potresti mai cambiare Luis con un altro, con uno che magari parla sempre, ti hai dentro nell'orecchio tutte le volte. No. Sì, vorrebbe cambiarlo. Paolo, vorrebbe cambiarlo. Allora, facciamo così, ci fermiamo per ora, vediamo il nostro ospite, tra poco torneremo con gli ultimi proprio. Vi tocca anche a voi, lo sapete che vi tocca, eh? Oh, che discretazione, oh, che disgrazia che ci ha invitata. Tra poco via Novelli Social Club. It's a beautiful day.